Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Lele King TV. Io spero che non vi siate persi il video dello Star Pack dell'album della Champions League 2019-2020. Se lo siete perso, ragazzi, ho creato la playlist sul mio canale proprio relativa a questa collezione. Andatela a cercare e andatela a guardare perché veramente è un bellissimo video. E poi vi spiego più o meno come funziona l'album. Adesso abbiamo queste figurine che derivano proprio dallo Star Pack, ragazzi, perché il video è venuto molto lungo, quindi non ho fatto il ce l'ho mi manca. Quindi andremo proprio ad inserirle con il ce l'ho mi manca all'interno dell'album. È ovvio che sono tutte figurine mancanti, visto che la collezione la dobbiamo ancora iniziare e sono i primi 5 pacchetti che stavano insieme con lo Star Pack, quindi è ovvio che sono tutte mancanti. Come vedete, questo è l'album, c'è Cristiano Ronaldo con Messi e Verratti in bella mostra di fronte, il logo della Champions, insomma, è un bell'album, peccato che non c'è la Roma quest'anno su questo album. Va bene, non fa niente, ci rifaremo, dai, speriamo che quest'anno riusciamo a qualificarci. Allora, la prima figura che abbiamo trovato è la numero 2, che è proprio la Coppa dalle grandi orecchie, e andiamo a mettere qui. Eccola. Poi abbiamo la numero 19 che è Ilicic dell'Atalanta. Eccolo. Come vedete, queste come l'anno scorso, ragazzi, si aprono anche così le figurine della Champions. Dovrebbero essere, diciamo, più semplici da aprire, ma io sinceramente mi trovo meglio aprendole normalmente. Vi dico la verità. Non condivido molto questa cosa, però. Questa è una cosa che la Tops ormai sono anni che fa, che propone. La numero 30, Gimenez dell'Atletico di Madrid. La Poi abbiamo la numero 46 del Barcellona, che va qui. Poi abbiamo la 66 del Bayer Leverkusen. Poi abbiamo la numero 93 del Bayer Monaco. Poi abbiamo la 153, quindi saltiamo il Benfica, saltiamo il Borussia Dortmund e arriviamo alla 153 che è del Chelsea. Ex squadra del tecnico della Juventus Sarri, che l'anno scorso l'ha portata al trionfo in Europa League. Poi abbiamo la 159 che è Muslera, ex giocatore della Lazio, portiere sì, ucraino, dell'Uruguay, stavo dicendo ucraino, Uruguay, uruguaiano, che vanta la bellezza di 33 presenze in questa competizione con il Galatasaray, perché sono anni ormai che gioca lì. Portiere che è arrivato nella capitale, sponda biancazzurra da giovanissimo. Poi abbiamo la prima figurina stadio che è la 195, quindi saltiamo qui. 195, il primo stadio che abbiamo trovato è San Siro, ragazzi, eccolo qui, lo stadio di San Siro. Quindi c'è lo scudetto sopra, lo stadio e qui il top player per ogni formazione.
il top player o il giocatore più rappresentativo. Qui è stato scelto, per esempio, Lautaro Martinez. Io pensavo che sicuramente avremmo trovato lì la figurina di un giocatore tipo Lukaku, e invece abbiamo trovato Lautaro Martinez, che sicuramente non è che sia scarso, però pensavo che ci avremmo trovato più Lautaro. Più 206 Brozovic, più Lukaku che Lautaro Martinez. Però diciamo che Martinez è qualche anno in più che è nell'Inter, forse l'hanno scelto per quel motivo là. Poi qui abbiamo la 213, che è il primo scudetto che attacchiamo, che è quello della Juventus, bellissimo. Questi scudetti di questa collezione sono veramente belli. Quindi, come l'anno scorso, troviamo le figurine più grandi e le figurine più piccole. L'anno scorso le figurine più grandi erano relative al top player. Poi c'era la figurina, non so se ve lo ricordate, poi vi farò vedere la differenza fra questo album e quello dell'anno scorso. C'era la figurina del top player grande, poi c'era la figurina speciale come queste qui, che sono diciamo argentate, con lo sfondo argentato, erano per i capitani, e poi c'erano gli scudetti, che erano nella versione semplice, solo quella dei top player era più grande. Poi Khedira col 223, che va qui, sempre della Juventus. Poi abbiamo la 234, che eccolo qui, questa è una delle figurine dei top player. Poi l'anno scorso c'erano anche i capitani a parte, adesso quest'anno no. 234, va qua. Duecentoquarantatré va qui. Poi abbiamo un altro scudetto, che è il 251 del Lille. Qui su in alto. Eccolo, abbiamo sistemato anche questo. Poi abbiamo la 263, sempre del Lille, che è André. Poi abbiamo l'Olympique Lione col 324, quindi saltiamo il Liverpool, che è il campione l'anno scorso della competizione, e andiamo all'Olympique Lione col 324. Abbiamo la 340, che è il Manchester City. La 353, che è il grande Manolas, Kostas Manolas, ex Roma, giocatore che io rimpiango veramente tanto. Per lui 45 presenze e 5 gol in questa competizione. Un grande giocatore, un grande campione, un grande difensore. Quindi ragazzi, veramente un top player. Il Napoli ha fatto un grande acquisto, acquistando Manolas. Già, diciamo, era messo bene in difesa con Koulibaly. Si è rinforzato con Manolas, ha fatto un'ottima scelta. 379 del Paris Saint-Germain. Abbiamo la 399, Hazard del Real Madrid. Quattrocentodiciannove Salisburgo,
Eccola. Intanto ragazzi, qui sta tuonando 425 il portiere dello Shakhtar Donetsk che è l'ex squadra dell'attuale tecnico della Roma, Fonseca. Ma già lo sapevate, però io intanto vi do qualche notizia così a bruciapelo mentre facciamo gli spacchettamenti. 465 Gaia del Valencia, difensore spagnolo. E poi abbiamo la 491, l'ultima figurina da attaccare sul nostro album, che è dello Zenit San Pietroburgo. Eccolo qui, ragazzi. E poi di quest'altro non abbiamo trovato niente. Come abbiamo visto l'altra volta, l'album contiene la bellezza di 595 figurine. Ragazzi, io vi saluto, per questo video è tutto, ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti!